E salve a tutti ragazzi, da Pier Dark Knight 91 ci ritroviamo finalmente su una nuova puntata di Pokémon Go. Per la precisione siamo nella 15ª puntata da Poké Allenatore. Finalmente sono riuscito ad abbinare tanti spezzoni di video che ho registrato durante questa settimana e quindi sono riuscito a portarvi un video lungo minimo 10 minuti e un video finalmente diverso dagli altri episodi, perché se trovo tanti pigi, tanti rattata, non ve li voglio portare perché sennò ragazzi diventa monotono e brutto da vedere. Comunque, come avete visto, ho potenziato Rhydon, che in questa puntata migliorerà sempre di più. Molti di voi mi dicono: Pier, non migliorare Rhydon perché non è forte. Ragazzi, nella mia città non ci sono tanti Pokémon, o almeno nelle città grandi si trovano, ma nelle città piccole bisogna accontentarsi. Quindi diciamo che io mi specializzo, vado più a trovare Pokémon perfetti e migliorare quei Pokémon. Come state vedendo, continuo a migliorare il mio Rhydon, che arriva a 1300 e passa punti lotta e diventa il mio terzo Pokémon più forte. Ma attenzione, che in questa puntata, come avrete letto di sicuro da titolo, vedremo sia Pokémon, diciamo, perfetti, sia Pokémon rari, difficili da trovare. C'è una nuova schiusura, andiamo a vedere chi esce. Finalmente ci esce un Charmander. Attenzione ragazzi, ho valutato questo Charmander, non è perfetto, non si avvicina alla perfezione, ma l'importante è aggiungere caramelle su caramelle, perché nel momento in cui troveremo il Charmander perfetto possiamo già farlo evolvere in Charmeleon, e nel frattempo continuerò a collezionare caramelle Charmander per poi farlo direttamente evolvere in Charizard. Nel frattempo abbiamo catturato un Growlithe, pensavo che era abbastanza forte, invece è una pippa assurda. Comunque nel frattempo cerco di catturare questo Venomoth, vediamo se ci riusciamo, perché non è detto, eh. Siamo a 2, 3, preso, ok, abbiamo catturato Venomoth, lo avevamo già, l'ho valutato, nulla di che ragazzi, era più forte il Venomoth che avevamo già in squadra, ma non è perfetto. Qui nella schiusura ci esce un Meow, Meo o Meot, come lo volete chiamare, 418 punti lotta, andrà a sostituire il vecchio Meo, Meow, che avevamo in squadra, che era abbastanza deboluccio. Come potete vedere, non so qual è il motivo di molti capi palestra di mettere un Cubone a così pochissimi punti lotta. Non proteggi la palestra, 234 punti lotta. Vado a posizionare come sempre il mio Snorlax, non per essere competitivo, ma solo per prendere, ovviamente, come guardate ragazzi, comunque per prendere le Pokémonete. Finalmente troviamo un Pokémon che ci mancava, e non è l'unico in questa puntata. Troviamo un Pokémon abbastanza raro da trovare, ovvero un Dratini. Vediamo se lo riusciamo a catturare. 1, 2 e vai con il 3. Lo registriamo nel Pokédex, finalmente abbiamo un Pokémon nuovo. Lo so che molti YouTuber ragazzi hanno già tipo la terza evoluzione, però la differenza è che questo gioco è un po'... come chiamarlo? Scoordinato? Perché nella mia città, siccome è una città piccola, ci sono pochi Pokéstop e ci sono poche persone che ci giocano, e quindi ci sono pochi moduli esca. Posso spendere ogni volta soldi veri per poter acquistare moduli esca invece di acquistare un prodotto, uno strumento che mi può servire per la registrazione qui su YouTube e migliorare il mio canale? Certo che no, perché già pago ovviamente la mia compagnia telefonica per poter giocare a Pokémon Go con diciamo il 3G, l'LTE e qualsivoglia. Comunque, miglioriamo il nostro Rhydon, adesso diventa il nostro secondo Pokémon più forte. Vi ho fatto vedere nei clip precedenti che ho catturato dei Magikarp e continuerò a farveli vedere, perché poi non vorrei che molte persone dicono: sì, ma tutte quelle caramelle Magikarp come le ha avute? Ve le faccio vedere, vi faccio vedere le catture di Magikarp, così non avete dubbi. E adesso mi potreste dire
Pier, ma la telecamera non è attiva. Guardate in alto a destra la mia percentuale di batteria. Se attivavo la realtà aumentata, non riuscivo a catturare tutti i Pokémon perché mi trovo vicino a dei moduli esca, due moduli esca attivati, quindi non volevo rischiare che la mia batteria andasse giù. Quindi andiamo a catturare un nuovo Pokémon, ovvero Psyduck, che non avevamo. Molti di voi di sicuro lo hanno trovato già nei primi giorni da Poké Allenatore, mentre nella mia città Psyduck mi esce da una fontana solo con i moduli esca attivati. Quindi l'unica cosa da fare è aspettare che qualche anima buona attivi moduli esca e io ci vado là da, che ne so ragazzi, da sorcio, da topo, a rubarmi il suo modulo esca, anche se questa cosa non mi piace. Come ragazzi, ho letto pure che ci sarà un aggiornamento. Ragazzi, guardate cosa mi esce. Hitmonchan ha punti lotta 643. Lo andrò a valutare. Come attacco e difesa non c'è male, ma come stamina è una cacata assurda. Comunque l'importante è collezionare. Poi piano piano troveremo sempre le forme perfette di questi tipi di Pokémon. Comunque arriverà un nuovo aggiornamento, questo aggiornamento ci consentirà di portarci a spasso un Pokémon. Questo Pokémon diciamo che ci regalerà caramelle nel passare del tempo, penso più che altro dai chilometri fatti, e quindi non avremo più problemi a migliorare un determinato Pokémon che nella nostra città è difficile da trovare, quindi è abbastanza buona come cosa. Qui troviamo un Omanyte, diciamo che questo gioco piano piano migliora, però nel frattempo chi è avvantaggiato diventa sempre più forte, e quello è un grossissimo problema. Ci sono persone che trovano Charmander in casa, ci sono persone che trovano Charmander ogni due passi, invece io per trovare dei Charmander o mi escono dalle uova oppure devo aspettare che qualcuno attivi i moduli esca e io devo andare lì come un parassita a sfruttare il modulo esca di una persona che di sicuro avrà pagato, perché ragazzi, qui troviamo un altro Dratini a 511. Però se non era per questa persona che ha attivato il modulo esca, Dratini io me lo sognavo, e questa non è una cosa positiva, anche perché poi ci sono utenti che spendono i loro soldi per moduli esca e poi vengono parassiti, come ho fatto io, a usufruire del modulo esca di un'altra persona. Questa cosa secondo me non è giusta, perché tutte le persone possono trarre vantaggio dalla spesa di un altro Pokéallenatore. Non è giusto. Ovviamente io, per portarvi una puntata diversa, devo sfruttare diciamo queste persone che aiutano la community di allenatori. Nell'uovo finalmente ci esce un nuovo Pokémon, un nuovo Pokémon che andiamo a registrare nella mia città di Tentacool. Tentacool, come lo volete chiamare, non se ne trovano neanche a pagarli, quindi dobbiamo sfruttare il momento. Lì mi è uscito nell'uovo, quindi nulla di che. E come potete vedere qui, una volta potenziato il Rhydon, vabbè, non ci fate caso a questa schiusura, comunque Rhydon diventa finalmente il Pokémon più forte della squadra. Mi mancano caramelle Snorlax. Se arriverà l'aggiornamento, finalmente potremo potenziare Snorlax, perché non è facile trovarlo nelle uova da 10 km. Qui mi esce un altro Charmander, come lo volete chiamare voi, e vediamo se lo riusciamo a catturare prima di tutto, e poi vediamo di parlare un po' di questo Charmander. Siamo a 2 e a 3. Lo andiamo a catturare. Questo Charmander da punti lotta 301, ve lo dico in poche parole, è una pippa assurda. Che posso dire, raga? Cosa vi posso dire? Qui abbiamo ottenuto un premio, abbiamo catturato 50 tipi di Pokémon acqua, potenziamo per l'ultima volta il nostro Rhydon che arriva a 1400.
97 punti lotta. E finalmente, sempre nella stessa zona, come potete vedere ho attivato la fotocamera perché qui siamo in un altro giorno da poco allenatore e qui avevo la batteria a 44%, ho preferito attivare, ho voluto attivare la fotocamera per togliervi qualsiasi dubbio. Ho trovato una zona dove ci sono tantissime persone buone che attivano moduli esca e io ne sto approfittando. E ho catturato quel Flareon che non è nulla di che. Potenziamo Firov che arriva a 1044 punti lotta, lo so che non è forte. Questa è la mia squadra attuale, i Pokémon preferiti sono i Pokémon semi o perfetti. Questa è tutta la mia squadra. Andrò a valutare i Pokémon che abbiamo catturato in questa puntata e se troverò Pokémon perfetti ve li farò vedere nella prossima puntata. Un bacione a tutti da PierDarkKnight91. Ottimo passaggio, Xabi Rodriguez fa una finta, la tocca Gabigol, Gabigol! No, no, non ci credo, non ci credo, non ci credo!